Passiamo all'interpellanza urgente numero 2621 dei deputati Cimbro ed altri, concernente iniziative per fronteggiare l'emergenza dei profughi in transito verso il nord Europa, con particolare riferimento alla situazione della città di Milano. Chiedo alla deputata Cimbro se intende illustrare, mi sembra di sì, la sua interpellanza. Prego, onorevole, a lei la parola. Grazie Presidente. Ma in premessa so che ieri c'è stato un incontro organizzato, appunto convocato dal Ministero dell'Interno, al Tavolo Milano, dove si è già aperta un'interlocuzione proficua tra il Governo e il Comune di Milano per rispondere all'emergenza profughi. Nello specifico però io intendo fare un breve excursus di tutto quello che è successo in realtà da agosto dell'anno scorso, per poi capire anche dalla risposta che verrà data dal sottosegretario come intendiamo procedere insieme. Dallo scorso 18 ottobre la città di Milano ha registrato il transito di circa 14.000 cittadini provenienti dalla Siria, di cui il 30% è costituito da bambini. Il Comune di Milano ha garantito a tutti loro, grazie a una convenzione con la Prefettura e al contributo essenziale degli enti del terzo settore e delle associazioni di volontariato, accoglienza e ospitalità presso strutture dell'amministrazione degli enti stessi. Ogni giorno alla stazione centrale di Milano sono transitate mediamente 400 persone, con un costante aumento che negli ultimi giorni ci ha portato ad ospitare più di 1.000 persone al giorno. Si è trattato prevalentemente di un flusso di solo passaggio. Pressoché nessuna delle persone arrivate a Milano ha deciso di rimanere nel capoluogo lombardo e chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, alla quale certamente avrebbero diritto, date le condizioni in cui versa il paese da cui stanno scappando. Del resto, tale richiesta non è stata formulata neppure presso i luoghi di approdo, in particolare le coste della Sicilia o della Puglia, ove per legge avrebbero invece dovuto essere identificati e ove avrebbero dovuto chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato. In altre parole, quel che è stato ricostruito anche sulla base di un'interlocuzione diretta con i profughi è che nessuno mai chieda a loro nulla di tutto ciò. Nel giro di pochissimi giorni dal loro arrivo in Italia, invece, queste persone sono ripartite verso altre destinazioni in Europa, specialmente verso paesi del nord, ove intendono richiedere la protezione internazionale. Si è nei fatti creato lungo il nostro paese, un canale umanitario informale, alimentato sovente dalla criminalità organizzata, che nell'immobilismo delle istituzioni nazionali agisce da oggettivo strumento di supporto per i cittadini siriani in transito. Ciò è potuto accadere per l'assenza di scelte da parte del governo e oggi a Milano registriamo che all'ormai consolidato flusso di profughi dalla Siria si sta affiancando e saldando il flusso di migranti provenienti da altre regioni del mondo, in particolare dal Nord Africa. Ormai da settimane registriamo un flusso in fase di costante incremento, di cittadini provenienti dall'Eritrea, che allo stesso modo di cittadini siriani transitano per Milano, da dove in pochi giorni partono verso il nord Europa, ritenendo di trovare in quei paesi migliori strumenti di integrazione e inclusione sociale. Si tratta di un fenomeno del tutto nuovo e allarmante, che, in assenza di interventi chiari da parte del governo, è destinato ad aumentare. Milano, per le sue caratteristiche di area metropolitana e per i molti servizi che offre, rappresenta in questo nuovo scenario di canale umanitario di fatto, ma non di diritto, una tappa quasi naturale. In questi giorni abbiamo addirittura visto arrivare pullman pieni di persone sbarcate nelle coste del sud, inviate direttamente a Milano da comuni e prefetture senza alcun preavviso e abbandonate al loro destino. Milano non può essere spettatrice di una tale tragedia e non sapere in che direzione indirizzare il proprio impegno e le proprie competenze. L'assenza di scelte fino a poco tempo fa, e oggi siamo qui proprio per chiedere conto al governo di quanto è stato fatto da parte del governo centrale, non consente alle città, quindi non solo Milano, che meritoriamente stanno organizzando l'accoglienza sui propri territori, di essere parte di un sistema di governo nazionale, ma al contrario le lascia sole di fronte a un fenomeno di dimensioni internazionali. Le scelte, però, diversamente dal passato, debbono essere adottate in una cornice di coerenza con gli strumenti già esistenti, a cominciare dal sistema SPRAR, che deve essere il punto di riferimento anche in situazioni di emergenza.
È dal sistema nazionale, dunque, che si deve partire per consentire ai territori di ospitare le persone presso centri di accoglienza che non siano avulsi dai sistemi di riconoscimento del diritto d'asilo, ma che, al contrario, di esso siano la premessa e consentano alle persone di transitare legittimamente all'interno dell'area Schengen. Le città hanno dimostrato negli anni competenze e capacità di gestione che dovrebbero essere usate per l'appunto in ottica di programmazione e non quale soluzione silenziosa come invece accade da troppi mesi. Inoltre, per la realtà di Milano è indispensabile prevedere l'identificazione di luoghi che permettano di gestire in modo più adeguato il meccanismo di organizzazione dell'accoglienza e di smistamento. A questo riguardo, credo che nella risposta del sottosegretario si farà menzione dell'identificazione del CIE appena ristrutturato appunto nella città di Milano, che servirà come primo centro di accoglienza. Il Governo inoltre potrebbe attivare attraverso l'iniziativa europea alcuni strumenti e in particolare ci sono due azioni normative che si possono portare avanti per dare protezione giuridica ai profughi siriani e dunque per permettere loro di transitare regolarmente. E questo è il secondo intervento che noi chiediamo con forza al Governo di attivare. Al di là dell'emergenza che può consentire e favorire una programmazione concertata con il Comune di Milano per rispondere in una prima fase alla situazione emergenziale, ci deve poi essere anche un'interlocuzione proficua con le istituzioni a livello europeo proprio per dare delle risposte di più lunga durata. In particolare, il Governo può concedere protezione temporanea per motivi umanitari ai profughi siriani in modo immediato tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. È lo stesso articolo applicato dal Governo Berlusconi nel 2011 per i tunisini durante l'emergenza Nord Africa, quando c'è stato il problema della primavera araba. L'articolo 20 permette di concedere per un limitato periodo di tempo un permesso di soggiorno temporaneo a gruppi di persone che vengono da paesi terzi in cui sono in corso conflitti, violenze o violazioni dei diritti umani. La consegna avviene presso le questure con procedura d'urgenza. Il permesso concesso nel 2011 durava 6 mesi, rinnovabile, e consentiva 3 mesi di libera circolazione nei paesi dell'area Schengen. Il decreto ministeriale deve indicare il paese di origine dei cittadini a cui si applica il permesso e il periodo di tempo da quando a quando è possibile applicarlo. È possibile infatti applicare il permesso anche ai cittadini arrivati prima del giorno di emanazione del decreto, ma non prima della data di inizio indicata dal decreto. Il permesso regolarizza le persone sul territorio italiano e in teoria permette di uscire dall'Italia in modo regolare. E il permesso per motivi umanitari consente di svolgere inoltre attività lavorativa, consente l'accesso al servizio sanitario nazionale e l'accesso ai centri di accoglienza dei comuni e alle misure di assistenza sociale previsti per le persone titolari di protezione internazionale, nonché l'accesso alla formazione. Non consente il ricongiungimento familiare. È un provvedimento nazionale, per cui l'Unione Europea non può impedire all'Italia di farlo. Quello che può succedere è che altri Stati membri neghino l'accesso alle persone titolari del permesso. Questo è successo appunto con la Francia, subito dopo che il governo italiano aveva applicato l'articolo. La posizione giuridica della Francia poteva in molti casi essere corretta, il permesso permette la circolazione, ma nel quadro della normativa Schengen. Tuttavia, l'applicazione dell'articolo 20 appare comunque una buona soluzione temporanea, considerato il peso politico diverso dell'Italia in Europa rispetto a 3 anni fa e il fatto di concedere la possibilità di risiedere e transitare regolarmente ai profughi. La seconda azione che può essere messa in campo è la direttiva 55 del 2001. L'applicazione di tale direttiva, infatti, permette di concedere un permesso temporaneo per motivi umanitari della durata di 1 anno, rinnovabile per al massimo 2 anni, a un gruppo di persone che arriva in Europa perché è in fuga da conflitto o violazione dei diritti umani nel proprio paese. Si tratta di un dispositivo eccezionale nel caso di arrivo massiccio nell'Unione Europea di stranieri che non possono rientrare nel loro paese. Se applicato, il permesso vale in tutti gli Stati membri. La Danimarca è l'unico paese che non partecipa alla direttiva. L'applicazione della direttiva è decisa dal Consiglio europeo su proposta della Commissione europea, che può avanzare tale richiesta in modo spontaneo oppure su domanda di uno Stato membro.
Per applicare la direttiva è quindi necessaria una decisione del Consiglio che accerti un afflusso massiccio di sfollati nell'Unione Europea e che specifica i gruppi di persone cui si applicherà la protezione. Come viene specificato dalla stessa Unione Europea, la normativa stabilisce una tutela immediata e transitoria di tali persone sfollate e assicura un equilibrio degli sforzi realizzati tra gli Stati membri che ricevono tali persone e subiscono le conseguenze di tali accoglienze. L'ambito di applicazione è stretto, ma la situazione dei siriani oggi si adatta perfettamente. Deve trattarsi di stranieri che hanno dovuto abbandonare il proprio paese o sono stati evacuati e non possono essere rimpatriati in condizioni stabili e sicure a causa della situazione nel paese stesso. La definizione appunto di sfollati contenuta nella direttiva elenca due esempi: le persone fuggite da zone di conflitto armato di violenza endemica e le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni. Di fatto la direttiva non è mai stata applicata. Il governo italiano aveva fatto domanda alla Commissione nel 2011 per i tunisini, ma in seguito ad aver applicato l'articolo 20 e dopo che la Francia aveva chiuso temporaneamente le frontiere, di fatto non c'è stata poi l'applicazione della direttiva. Tuttavia la situazione dei siriani è molto diversa da quella dei tunisini. Non solo il conflitto in Siria è, a livello di diritto internazionale, più chiaro di quanto accadeva in Tunisia. Inoltre, dalla Tunisia arrivavano molti migranti economici, per cui la protezione temporanea non era misura adatta. L'applicazione dell'articolo 20 è più immediata, ma lascia sempre la possibilità agli altri paesi di fare come la Francia e la Germania nel 2011, che avevano considerato irricevibili i permessi emanati da un altro Stato membro. L'applicazione della direttiva è più difficile da ottenere, ma sposta davvero la responsabilità politica sull'Unione Europea e non permette agli Stati di respingere i profughi. Infine, uno dei motivi per cui si pensa che la Commissione non abbia mai voluto applicare la direttiva è perché essa prevede uno stanziamento economico, appunto, dal Fondo Europeo per i Rifugiati per l'assistenza alle persone che, appunto, hanno diritto alla protezione. E quindi un elemento di negoziazione che l'Unione Europea, con l'Unione Europea, potrebbe dunque nel semestre di presidenza italiana essere la proposta di applicare la direttiva senza impegno economico. Allora, per concludere, sottosegretario, poi nella replica tenterò appunto di rispondere anche sulla base di quello che lei oggi ci dirà in aula. Io credo che, al di là della questione dell'emergenza che è stata affrontata proficuamente anche nell'incontro che è avvenuto ieri, credo che l'Italia debba essere protagonista e debba porre seriamente la questione a livello di Unione Europea. Grazie. Grazie, onorevole Cimbro.